Amici di Diracta Sport, appassionati di bocce, un buon pomeriggio da Roberto Carta. Siamo in diretta dalle Acli di Sestu, seconda giornata del campionato di Serie A2 di Raffa. In questo momento la presentazione delle squadre in campo. La Galigel Sestu e la Termosolar Settimo, che si contenderanno oggi i tre punti per il derby del campionato di Serie A2. Terminata la presentazione delle due squadre, tra poco andremo anche a scoprire le scelte dei due tecnici, Renato Farris per quanto riguarda la Galigel Sestu, Giovanni Amoretti invece per la Termosolar Settimo, una promossa in questa Serie A2, questa stagione che ha preso il via solamente sabato scorso, dopo una pausa durata praticamente un anno, l'ultima partita con il campionato, lo scorso campionato di Serie A2 che si era interrotto praticamente a una giornata dal termine. Galigel che scenderà in campo col completo rosso-blu, verde-blu invece per gli ospiti della Termosolar Settimo. Sono anche due ex importanti fila del Settimo, Fisio Fravo e Fabio Serra, l'anno scorso militavano con la Galigel Sesto nel campionato di Serie A2. Due hanno salutato per vestire la maglia del Settimo. Al loro posto sono arrivati due dei giovani più promettenti del panorama delle voci sarde. Adesso fronge Nicolas Mereu, entrambi provenienti dal Cagliari in Serie A. Interna della Galigel Sestu sarà composta da Carlo Farris, Alessio Frunge e Nicolas Mereu. Si scontreranno contro Luca Saiu, Torres Acedu e Fabio Serra. Individuale invece sarà tra Roberto Moi e Fisio Frau. Ancora riscaldamento prima di poter iniziare questa seconda giornata. Galigel reduce dalla sconfitta di Roma contro Flaminio 6-2, pareggiato invece 4-4 Settimo nell'esordio casalingo di sabato scorso contro Città di Sarno, giudicandosi tra l'altro entrambe le sfide di Terna, anche per questo motivo che sono stati confermati da Luca Saiu, Salvatore Sacedo e Fabio Serra. Cambia invece la terna scelta da Renato Farris, visto che c'è in campo il capitano della Galigel, Carlo Farris, con i due giovani Fronge e Mereu. Parte dalla panchina Sias, così come Lai.
per iniziare la sfida nel campo 1 individuale tra Roberto Moi e De Fiso Frau, l'anno scorso compagni di squadra proprio qui a Sestu con la Galligel. Soltanto le ultime fasi del riscaldamento per le due terne, il sesto e il settimo. Tutto pronto, l'Acli di Sestu, partirà Roberto Moi con la prima boccia della partita. Dalla parte inizia per la terna Frongia. Molto vicino al punto Frongia. Un po' più lontano Moi sul campo 1, prova a rispondere Frau. Prende il punto Fiso Frau. Va ad andare di volo, Serra, lontana la boccia del suo avversario. Bel tiro di volo di Roberto Moi, si riprende il punto sul campo 1. Cerca ancora di avvicinarsi a Fiso Frau. Però va lontano al pallino. Dovrà dunque tirare la terza boccia della sua partita. Misurata la distanza tra le due bocce, punta ancora di Moi sul campo 1. L'ultima boccia per Frau, che deve provare ad avvicinarsi per evitare di andare subito sotto 3-0. Terza boccia, terzo tiro di Roberto Moi della giornata. La possibilità adesso di fare il 3-0. Thank you.
due punti per Roberto Mo che si porta avanti nell'individuale sul campo 1. Qui si avvicina nel frattempo sul campo 2, settimo, con il corso la prima fase della terna. Bel tiro di Farris che allontana la boccia del suo avversario, mentre inizia anche, riprende anche l'individuale con il tiro di Moi. Altro tiro di Frau, mentre si è conclusa la prima fase della terna tra Galligel e settimo. Avanti la Galligel anche nella corsia 2. Va sull'1-0, mentre ancora in corso l'individuale con Moi che prova a prendersi nuovamente il punto, si avvicina. Qui sbaglia il tiro Frau, che regala di fatto una boccia all'avversario. Ancora il tiro preciso Frau, questa volta preferisce un accosto. Però lontano rispetto alla boccia di Roberto Moi, quello qui l'ultimo tiro, l'ultima boccia a disposizione di Frau. Punto e di Moi che vuole avvicinarsi per capire la situazione prima di tirare le bocce rimaste a disposizione, possibilità di incrementare il vantaggio. Prima boccia è quella di Moi, le altre tre dovrebbero essere tutte di Frau. L'ultima invece è quella di Moi, però ha due bocce a disposizione, la possibilità di avanzare ancora sul punteggio.
l'ultima boccia giocata da Mui. Solo un punto per Mui che va sul 3-0 individuale. Corso la seconda fase della terna. Mentre Frau pisce il pallino. Tempo sul campo 2, si porta avanti, settimo sul 2-1. Mentre Frau prova a colpire, trova la boccia di Roberto Mui, che però resta quella più vicina al pallino. Tentativo di Frau di avvicinarsi, rischio quello di concedere ancora punti a Roberto Mui, già avanti 3-0. Terza boccia di Mui che prova ad avvicinarsi al pallino, anche con eventuale seconda boccia, ma va lontano, non soddisfatto il campione individuale del 2019, campione italiano. Adesso va con la quarta boccia. Possibilità di portarsi almeno sul 5-0.
Va sul 5-0. Roberto Moi che deve in qualche modo riscattare la prestazione di Roma, sicuramente non ai suoi livelli, avendo perso entrambi gli individuali nel primo turno contro Emiliano Benedetti, 8-6 il primo e 8-1 il secondo. Oggi iniziano davanti 5-0. Il tiro di Fisofrao che si è avvicinato al pallino, praticamente attaccato, copre anche la visuale di Moi, prova a rispondere, colpisce con un bel tiro. La voce più vicina a quella di Moi, un Frau che prova a riavvicinarsi. Punto adesso è di Frau. Moi ad avvicinarsi, Frau che deve andare con la sua ultima voce a disposizione per evitare ancora di restare a zero. Il punto però è ancora di Moi. Sul 7-0 Roberto Moi, mentre un altro punto a terna per settimo.
situazione che vede adesso la Gallia davanti, 7-0 nell'individuale sulla corsia 1. Più combattuta invece la terna, dove adesso settimo sul 3-1 dopo l'iniziale 1-0 della Gallia. Si gioca quella che può essere l'ultima fase del primo individuale tra Moi e Frano in campo 1, Moi avanti 7-0. Passerà a fare un punto per portare la griglia avanti 1-0 nel punteggio complessivo, però ovviamente vuole evitare il cappotto. Ultima voce per Roberto Moi, adesso, bravo, ne sono rimasti due, provano ad andare più vicino possibile al pallino. Mentre corso un time out sulla corsia 2 per decidere. La boccia più vicina, quella di Roberto Moi. Anche se c'è un problema. Sì, però colpisce la boccia di Moi, si porterà a casa almeno un punto. Porta a casa due punti. Frau che accorcia sul 7-2. Sempre sul 3-1 la situazione sul campo 2, in corso la terna. Continuano le discussioni tra Luca Saiu, Salvatore Saceddu. La decisione migliore da fare in campo anche allenatore, il tecnico Giovanni Amoretti, per decidere la soluzione migliore da prendere.
un tiro di Moy che si avvicina al pallino. Un tiro in accosto all'opportunità dunque di lasciare a Frau l'onore della seconda boccia. Prova con il tiro al volo, ci riesce. Boccia di Frau che però termina fuori dalla corsia 1. In ogni caso è riuscito nel suo intento, perché Moy deve tirare nuovamente. Torna ad avvicinarsi Moy, ancora due bocce a disposizione Frau, soltanto una Moy, mentre a Galigel è sempre sotto, torna sopra nella terna, addirittura con 4 punti si porta sul 5-3, saltando le sorti del 3-1 iniziale. E dunque su entrambi i campi avanti la formazione allenata da Renato Farris. E tiro di Frau che colpisce praticamente tutto, ma concede a Moy l'onore di vincere 8-2 il primo set. Caligel perciò avanti 1-0 al punteggio generale della partita, si porta a casa il primo degli 8 set. Adesso si giocherà il secondo individuale, sempre nella corsia 1, tra Roberto Moy e Fiso Frau. Ancora giocando invece la prima sfida, la prima terna sulla corsia 2. Bella Galigel avanti 5-3 con Capitan Farris. La squadra insieme a Fronge Mereu. Bel tiro di Fabio Serra sul campo 2, permette di avvicinarsi con 3 bocce al punto a settimo. Deve rispondere Fronge col tiro in avvicinamento. Sembra però andare lontano dal pallino. Una boccia e ancora di settimo, mentre Moy ritorna con il punto, la boccia più vicina, allontanando quella di Frau. Ovviamente in corsa 1 si riporta dallo 0-0 dopo l'8-2 del primo individuale, che permette alla Galigel di andare avanti. La boccia più vicina a quella di Frau, mentre ci sono applausi sul campo 2 per Luca Saiu, che si è avvicinato
farfallino. Bel tiro di Moi, che allontana ancora la boccia di Frau. Più avanti la boccia di Moi, però costretto a giocarsi a questo punto la sua quarta e ultima boccia a disposizione. Ultima boccia anche per Moi. Mentre è in corso un time out al campo 2 con Renato Farris in campo per discutere con i suoi giocatori sul da farsi. Mentre Moi si porta sull'1-0. Anche nel secondo individuale. Tirato il pallino da Roberto Moi, adesso si avvicina, ma molto vicino. Mentre situazione abbastanza complessa sul campo 2. Bel tiro di Frau che allontana la boccia di Moi, la più vicina è la sua fuori campo. E allora tocca ancora a Roberto Moi avvicinarsi. Altro tiro. Altro tiro di Frau, mette praticamente il pallino fuori dalla nostra visuale di postazione. Seguiamo l'ultimo tiro della terna con il tiro di Salvatore Saceddu. Al quale dovrà rispondere Carlo Farris.
tiro in accosto di Carlo Farris, prova ad avvicinarsi al pallino. L'ultimo tiro sarà affidato a Salvatore Saceddu. Sceglie tiro in accosto. Mentre si sconcluda. Individuale, la seconda fase dell'individuale, del secondo individuale, altri tre punti per Roberto Monti, va sul 4-0, un solo punto invece nella terna per Settimo, che però accorcia sul 5-4. Ricordiamo, sta ancora giocando la prima terna, molto combattuta, meno combattuta invece il primo individuale, che ha visto Roberto Moi trionfare 8-2 su Fisofrau, e adesso il campione della Galicia è avanti anche 4-0 nel secondo individuale con il suo ex compagno di squadra. Il tiro di Frau, che mette la sua boccia davanti a quella di Moi, andrà a rispondere il giocatore della Galicia in sesto, è tornato in Sardegna proprio per vestire la maglia rosso-blu della Galicia la scorsa stagione. Colpisce la sua stessa boccia a Moi. Riesce a rimettere le cose come prima. Frau. Moi che vuole giocare la sua terza boccia. Il tiro in accosto Roberto Moi, punto dovrebbe essere il suo, misura il direttore di gara, punto è di Roberto Moi adesso. Tocca a Frau che chiama boccia. Ma colpisce però anche il pallino. E il punto resta a Roberto Moi. Anche se adesso le distanze sono molto più ampie rispetto a prima. Altro tiro. E altra boccia per Fisofrau. Questa volta sceglie la soluzione in accosto. Thank you.
appunto adesso torna per Fisofrau. Allora, ultimo tiro, ultimo tentativo per Roberto Moi per vincere questo scambio. Mette la voce davanti a quella di Frau, però dovrà scegliere cosa fare con l'ultima voce rimasta a disposizione. Sceglie di colpire quella di Moi, la colpisce effettivamente, la sposta, ma quella di Moi resta lì. Il punto va sempre a Roberto Moi, che si porta sul 5-0. Ora 5-4 invece sul campo 2, la prima terna tra Galligel e Settimo, avanti a Galligel 5-4, sfida molto combattuta tra le due squadre. Mentre c'è un bel tiro di Moi che si avvicina al punto. Adesso ultime voci rimaste per la Galliger. Sul campo 2. Chiama boccia, colpisce tutto nuovamente. Tanto sul campo 2 Farris va molto vicino, appunto si prende il punto, c'è ancora una boccia a disposizione. Tutti in attesa dell'ultimo tiro di Farris. Che arriva in questo momento, tira quasi in contemporanea Moi. C'è una sostituzione per Settimo. Che ha perso 8-4. La terna, dunque, risultato complessivo adesso per la Galligel, quello di 2-0. Padre e figlio, nel figlio del Settimo, è entrato Nicola Sascedu al posto del padre Salvatore per questa seconda terna, dopo che la prima è finita 8-4 per la Galligel. C'è il tiro di Frongia, però va lontano dal punto.
l'Inter al tiro frongia. E prova a riavvicinarsi. Decisamente meglio il secondo tentativo per mettere alla Galligel di prendersi momentaneamente il punto. Qui, brutto tiro di Fabio Serra che colpisce la sua stessa boccia. Altro tentativo di Fabio Serra che colpisce pallino e boccia del compagno. Questa situazione favorevole al settimo. Deve rispondere la Galligel che si affida al suo capitano Carlo Farris. Bel tiro di Carlo Farris che torna per il punto a favore alla Galligel, mentre Roberto Mui si prende un altro punto, va sul 6-0 nel secondo individuale con Efiso Frau. Dopo essersi aggiudicato il primo per 8-2. Sbaglia il tiro Nicola Saceddu. Seconda boccia praticamente buttata da settimo. Prova allora la soluzione in accosto Nicola Saceddu. Sono rimaste le bocce solo per la Galligel nella terna. È rimasta una per Farris che effettua in questo momento il tiro, due per Nicolas Mereo. Qui Farris colpisce la boccia della sua squadra, mentre fallisce il tiro Pisofra sul campo 1. Il rischio di regalare anche il secondo individuale a Mui. Evidentemente non soddisfatto neanche di questo tiro. Mi sa che da forfè. E Fiso Frau concede i due punti a Roberto Mui che vince 8-0 e dunque Galligel già sul 3-0. Dopo i primi 3 set giocati sta giocando ancora la terna. Allora seguiamo ciò che avviene nel campo 2.
Caligel avanti 2-0 nella seconda terna. Con il tiro. Affidato Alessio Frongia. Primo tiro. Questo secondo scambio. Bel tiro di Frongia che prende complimenti da parte dei compagni e dalla panchina. Prova a rispondere. Fabio Serra lo fa molto bene perché colpisce la boccia di Frongia. Chiamato nuovamente al tiro. Soluzione in accosto per Frongia, che non si avvicina come in precedenza al punto, ma prende comunque il punto. E allora a tirare adesso sarà Luca Saiu. Si prende il punto a Termo Solar Settimo. Adesso Nicolas Mereo che va a colpire, lo fa molto bene. La boccia tirata precedentemente da Saiu. Il punto è nuovamente della Galigel. E allora nuovamente al tiro Luca Saiu. A costo di 6 riporta il punto a favore di Settimo. Restano 3 bocce alla Galigel. L'ultima di Nicolas Mereu che cerca colpo al volo, sbaglia però, si dispera. Il giovane della Galigel. Allora tocca a Carlo Farris. Vediamo che si sta giocando soltanto sul campo 2 in questo momento. Roberto Moia ha vinto i due individuali contro il Fisofrau 8-2, 8-0. La Galicia l'ha vinto anche la prima terna per 8-4. Adesso ultima voce però per la Galicia in questo scambio, affidata a Carlo Farris. Ne restano una testa per
Nicola Sacedu e l'ex Fabio Serra. Bel tiro di Fabris, boccia praticamente attaccata al pallino. Dovrebbe andare Fabio Serra, provare ad allontanare la boccia, anzi no. Parte Serra, possibilità di colpire la boccia di Farris, se lo fa molto bene. Adesso almeno un punto sarà della termosolare settimo, con però l'ultima opportunità di tiro per Nicola Saceddu. Sono due punti, dunque situazione di parità sul campo 2-2 tra Caligelle e settimo. Dopo il parziale di 2-0 del primo scambio arriva il 2-2 per la formazione ospite. Tiro è di Luca Saio. La risposta di Nicolas Mereu, che allontana la boccia di Luca Saio. Chiamato nuovamente al tiro. Il punto torna ad essere della Termosolar settimo. Un altro tiro di Nicolas Mereu. Allontana il pallino, il punto però resta sempre nel favore della Termosolar settimo. E allora chiamato in causa anche Alessio Frongia. Prova a rispondere con Nicola Saceddu, Termosolar settimo. Vediamo se riuscirà a prendere il punto. Boccia più distante rispetto a quella di Alessio Frongia. Allora, altro tentativo per Nicola Saceddu. Staffetta con il padre,
tra la prima e la seconda terna. Molto preciso questa volta nel passaccedo che porta il punto a favore del Termosolar settimo. Di Farris, però non permette alla Galigel di stare avanti. Anche se in questo momento ho preso le misure. Altro tiro, altra boccia, la seconda e ultima per Alessio Frongia, che però si avvicina al punto. Adesso toccherà Fabio Serra, unico giocatore rimasto a disposizione nella terna. Il settimo, su discussione con Luca Saiu per decidere la miglior soluzione. Allora arriva il time out con l'ingresso in campo di Giovanni Amoretti. Per decretare la miglior soluzione possibile. In questa terna dove il Termosolar settimo si gioca praticamente la partita, visto che ha perso i primi tre set, corre il rischio di andare 4-0 sotto all'intervallo. Molto combattuta la prima terna tra queste due formazioni, vinta dalla Galigel 8-4. Era andata decisamente meglio la terna di settimo all'esordio di sabato scorso contro Città di Sarno. 8-0 e 8-6. I due set portati a casa la formazione di Giovanni Amoretti, che adesso torna in panchina. Serra alla fine preferisce a costo piuttosto che colpire la boccia avversaria, ma alla fine ma molto lontano dal pallino. Secondo tentativo, secondo e ultimo tentativo per Andossera, l'ultima voce rimasta a disposizione anche per la Termosolar settimo. Vediamo se riuscirà quantomeno ad avvicinarsi, ma almeno un punto sarà della Galigel. Galigel che ha ancora una voce a disposizione con Carlo Farris, capitano. Vediamo se si porta a casa anche il secondo punto. Così è. Galigel 4,
Fermo solo per settimo 2. Primo tiro per, sempre per Alessio Frondola, per la Galigel, risponde Lucas Aiu per settimo. Vediamo se riuscirà a fare meglio del giovane giocatore. Formazione avversaria, ma va lontano dal pallino, più lontano rispetto all'avversario. Lucas Aiu allora è costretto a giocarsi anche la sua seconda boccia. Sempre avanti la Galligel con il primo tiro effettuato da Alessio Frondola, non è riuscito a fare meglio Lucas Aiu. Allora terzo tiro per la Termoso d'Arsettimo, che si affida a Fabio Serra, cerca una soluzione diversa ma sbaglia. Allora torna Nicola Sacedu. Prova l'accosto il giocatore della Termosolar. A misurare per vedere quelle delle due bocce più avanti. Il punto adesso è per settimo. Risponde Nicolas Mireu. Colpisce, lo fa molto bene. La boccia di Sacedu è andato nuovamente a tirare. Quindi che alla Termosolar al settimo resterà soltanto una boccia di Fabio Serra. Molto vicino al punto la boccia di Nicolas Sacedu, risponderà ancora Nicolas Mireu. Altro bel tiro di Nicolas Mireu. Adesso ultimo tiro di questo scambio per la Termosolar settimo con Fabio Serra, che cerca di avvicinarsi. Non riesce però ad evitare che almeno un punto vada alla Galligel, e attenzione perché la Galligel ha ancora tre bocce. Si avvicina qui con Alessio Frongia, poi due buoni tiri Nicolas Mireu, ma Alessio Frongia va lontano. Partita non si chiuderà qui dunque. Restano due bocce per Carlo Farris.
può portare a casa quantomeno altri 2 punti. Ecco qui il primo tiro di Carlo Harris, voce molto vicina, colpisce quella del compagno. Adesso la Galligel a 2 punti, va per il terzo Farris. Tre punti per la Galligel, che si porta sul 7-2 anche nella seconda terna. La possibilità, ovviamente è solo un punto per andare avanti 4-0 all'intervallo. Sempre di Alessio Frongia il primo tiro della Galligel. Vicino al punto Alessio Frongia, vediamo se risponderà sempre. Così è Luca Saiu, nel precedente scambio non ha fatto benissimo. Misurare la distanza delle due bocce al pallino con Luca Saiu, che è riuscito questa volta a fare meglio di Frongia. Adesso Mamereu, sbaglia però la conclusione Mereu, che aveva fatto molto bene invece nel precedente scambio, permettendo di fatto poi la Galligel di conquistare un parziale importante di 3-0 e non sul 7-2. Qui c'è stato però l'errore dell'ex Cagliari. Secondo tentativo per Mereu, che sbaglia però anche questo, regalando di fatto 2 bocce alla Termosolar settimo. Torna allora Frongia al tiro, va ancora molto vicino al punto. Vediamo chi andrà a rispondere. C'è Serra che colpisce entrambe le bocce della Galligel Sestu. Un'unità importante adesso per settimo, con la Galligel che ha soltanto le 2 bocce di Farris. Il primo tentativo del capitano della Galligel. Praticamente attaccato al punto, scura anche la visuale. All'avversario. Vai.
Fabio Serra. Colpisce, boccia pallino Fabio Serra. Qui per ora sono due punti in favore della Termosolar settimo. Ultima boccia per Carlo Farris. Poi restano le tre. Una di Luca Saiu e una di Nicola Sarceddu per il settimo. Si avvicina Farris, che segue con lo sguardo la boccia. Non riesce a prendere il punto. Arriva un altro timeout chiesto da Luca Saiu per decidere cosa fare con tre bocce a disposizione. Andrà Nicola Sarceddu, prova a colpire l'ultimo punto, qui però allontana tutte le bocce, regala di fatto per adesso il punto alla Galligel. Vediamo se andrà nuovamente Nicola Sarceddu. Sembra intenzionato ad andare nuovamente. Mentre qui vengono ordinati i punti dall'arbitro. Il primo punto della Galligel, il secondo e il terzo dovrebbero essere della Termosolar settimo. Vediamo quale prova ad andare, quella più vicina alla sponda, quella verde sulla destra. Sbaglia però il tiro con la Sarceddu. Allora, ultimo tiro per Luca Saiu. E prova a portare a casa almeno un punto. Attenzione però, la conclusione sballata, finisce 8-2 anche questa terna. E dunque si va all'intervallo sul 4-0, ricordiamo ancora i punteggi, 8-2, 8-0 Moi contro Frau nell'individuale, la terna invece giudicata entrambe la Galligel, 8-4 la prima, 8-2 la seconda. Amici di Diretta Sport, bentornati in diretta alle Acli di Sestu, ultime fasi di riscaldamento per le coppie che riprenderanno il secondo turno, questa seconda partita del campionato di Serie A2 Raffa, il campo 1. Sì, nel campo 1 si sfidano Roberto Moi, Francesco Sias, è rimasto in panchina per tutta la durata del primo turno. I due ex Fisafrau, Fabio Serra invece giocheranno proprio contro i due ex compagni. D'altra parte sul campo 2 Saiu e Anedda, anche lui rimasto in panchina praticamente per tutta la prima parte della partita, andranno a sfidare Carlo Farris e Alessio Fronte. Ultime fasi di riscaldamento, ricordiamo che si riparte dal 4-0 del primo tempo, 8-2, 8-0 punteggi dei due individuali vinti da Roberto Moi contro Fisafrau. Le terne si sono giudicate entrambe la Galligel per 8-4 e 8-2.
terminate le fasi di riscaldamento, amici di Directa Sport, siamo tornati ancora una volta in diretta a Acqui di Sesto, lo ricordiamo, seconda giornata del campionato di Serie A 2. Si gioca il derby tra la Galicia e il Sesto e la Termosolar Settimo. Caccia della rimonta, formazione ospite che inizia con i due tiri effettuati dai Fisofrau nella corsia 1, da Luca Saio nella corsia 2. Ricordiamo le coppie Saio Nedda per Settimo contro Farris Frongia per la Galicia, la corsia 1 Roberto Moi, Francesco Sia saranno opposti ai due ex Fisofrau e Fabio Serra. Punto di Sias, prova a rispondere Fabio Serra, ma manca la boccia dell'avversario. Galicia ha preso il punto anche nella corsia 2. Bel tiro di volo da parte di Anedda. Prova ad avvicinarsi invece Frau, lo fa portando due punti in questo momento a favore della sua squadra. Primo punto è questo, in sinistra. Tocca Roberto Moi rispondere. Colpisce la boccia dell'avversario, allontana anche la seconda e si prende il punto. Stavolta preferisce Fabio Serra avvicinarsi. Tiro in avvicinamento anche per Sias. Adesso resta l'ultima boccia di Moi. Adesso sono due punti per la Galicia. Colpisce il pallino Nedda. Capire adesso di chi sarà il punto o i punti. Corsia 2. Un punto per la Galicia, va sull'1-0. Nella corsia 2. Adesso nella corsia 1 tocca Roberto Moi. Al volo di Moi, una gran giocata, permette alla Galicia di andare avanti anche nella corsia 1, 2-0.
Primo tiro di Alessio Frongia, molto vicino al punto. Prova a replicare una corsia con Iglesias, mentre Aneda colpisce la boccia dell'avversario. Finiscono tutti e due sotto la nostra postazione. Toccherà sempre a settimo tirare stavolta con Luca Saio. Bel tiro di Fabio Serra. Allontanata la boccia di Sias, posizionata la sua vicino al punto. Andrà nuovamente Sias al tiro. Cerca la precisione Sias, prova a riconquistare il punto per la Galligel, ci riesce. Prova a rispondere Fabio Serra. Altro bel tiro di Fabio Serra, stavolta però la boccia termina fuori dal campo. Restano due bocce su Roberto Moi, poi ci sarà il turno di Efiso Frau. Va Moi, colpisce boccia a pallino. Da riposizionare il pallino, ultima boccia per Roberto Moi. Farvis nella corsia 2 riesce a colpire la boccia. L'avversario. Ultimo tentativo per Farvis. Si lascia però prima tirare con questo Moi. Colpisce il pallino Moi. Finisce sotto la nostra postazione. Restano due bocce di Fiso Frau. Mentre termina lo scambio nella corsia 2. Un altro punto per la Galliger che va sul 2-0. Conquista solo un punto la coppia formata da Frago e Serra, che accorcia però sul 2-1, la corsia 1. Ricordiamo che il primo tempo è finito 4-0 in favore della Galligel. Caccia del set per giudicarsi la partita.
molto vicino al pallino Frau. Di Roberto Moi, stavolta il primo tentativo per la Galligel. La corsia 1 cerca la soluzione di volo, colpita la boccia del suo avversario, e il punto in questo momento è della Galligel. Sbaglia il tiro Farris nella corsia 2. Conclusione anche di Sayu, andare vicino, mentre qui corsia 1 Serra riesce a colpire la boccia di Moi. In questo momento 3 punti in favore della Termosolar Settimo. Però è rimasta con una sola boccia a disposizione. Ne ha 3 invece ancora la Galligel, che andrà adesso al tiro con Sias. Mentre arrivano complimenti per Aneda. Tutte molto vicine le bocce nella corsia 2. Cerca la precisione Sias. Tiro a disposizione per questo scambio per Settimo con Serra, e colpisce ancora la boccia dell'avversario. In questo momento sono 4 punti. Forse 3 per Settimo. No, hanno ancora una boccia a testa Sias e Moi. Andrà prima Sias, mentre nella corsia 2 vengono misurate le bocce per decretare il punteggio. Cerca ancora la precisione Sias. Dovrebbero essere 2 punti in favore Termosolar. Aneda cerca il terzo. Ma non lo trova. Si va in parità sul 2-2. Nella corsia 2. Mentre cerca l'allungo. Galligel, la corsia 1 con la coppia formata da Moi e Sias.
vicino al pallino. Sai, io prova a rispondere Farris, una corsia a due, ma sbaglia il tiro. Il capitano della Galicia. Vediamo se nuovamente lui lascerà la battuta d'Alessio Frongia. Scambio tra i due. Avanza Frongia. Sarà dunque lui a tirare. A cercare la precisione. Oh, nuovamente Farris. Richiamo il punto. Ancora vuoto Farris. No, 0 su 2 pesante. Prova a giocarsi l'ultima carta. Adesso Alessio Frongia, ultima voce in mano per la Galicia nella corsia 2. Corsia 1, Serra si prende il punto. Risponde Roberto Moi. Mentre in corso, in corsia 2, timeout. Ingresso in campo di Renato Farris, attore della Galicia Sesto. Colloco con suo capitano, suo fratello Carlo Farris, per decidere la miglior soluzione. Anche se al tiro dovrà andare Frongia. Qui sbaglia Roberto Moi nella corsia 1. Colpisce nella corsia 2 invece la boccia dell'avversario Alessio Frongia. Fa altrettanto Roberto Moi nella corsia 1. Il punto. Se il punto sarà nella Galicia o della Termosolar settimo, ancora le prese con misure. Tiro di volo parte di Aneda, colpisce boccia pallino, la sua termina fuori dal campo prima che termina sotto la nostra postazione. Settimo che dovrebbe avere 2 punti e altre 2 bocce da tirare. Altro buon tiro di Fabio Serra, resta solo Sias. Colpisce la boccia dell'avversario. Va sul 5-1 la Galicia sul campo 1. Termina lo scambio anche nel campo 2. Galigel va nuovamente avanti 3-2. Dopo il 2-0 iniziale, il 2-2 di settimo. Galigel avanti nuovamente su entrambi i campi.
buon tiro di Sias, ma molto vicino al punto. Fa altrettanto Saiu per settimo sul campo numero 2. Risponde Frungia. Mocciata di Fabio Serra. Si riprende il punto. Per la Gallagher andrà nuovamente Sias. Paris colpisce il pallino. Rimette a proprio favore la situazione. Sias invece con il tiro in avvicinamento. Serra sbaglia il secondo tentativo. Settimo nel frattempo ha effettuato una sostituzione nel campo 1, non c'è più il Fisofrao a fare coppia con Fabio Serra, ma Nicola Saccedu che sbaglia qui il tiro. Se ne è sul campo 2, pallino che termina fuori dal campo. Mentre Renato Farris vorrebbe una sostituzione. Sbaglia Roberto Moi. Che però ancora una boccia in mano. Eccolo qui il cambio, fuori Carlo, dentro Carlo Farris, dentro Nicolas Mireu. Ancora Moi a colpire il pallino. Da giudicarsi il set che vale i 3 punti alla Gallagher del sesto. 5-0 adesso il punteggio totale. Dunque la prima vittoria del suo campionato, la seconda giornata, si è preso i 3 punti in questo derby. A questo punto si giocheranno i 3 set restanti per decretare il punteggio finale della partita. Buon tiro di Nicolas Mireu, che ha preso il posto del suo capitano Carlo Farris. Cerca la precisione Nicolas Saccedu. Costo anche Fabio Serra, che si avvicina al pallino. Quella, la boccia però si allontana. Il punto è sempre per la Gallagher sul campo 1.
secondo tentativo, l'ultimo tentativo invece per il settimo in questo scambio, sempre con Fabio Serra. E riesce a prendersi il punto. Andrà adesso Roberto Moi per la Galligel, ancora tre bocce a disposizione per la formazione di Renato Farris sul campo 1, quindi invece tentativi degli avversari, possibilità di conquistare un vantaggio importante anche in questo set, dove si erano aggiudicati il primo per 8-1. Moi sbaglia però il tiro. Ovviamente Roberto Moi stavolta colpisce la boccia dell'avversario. Il punto torna alla Galligel. Può giocarsi l'ultima boccia con 6 asse. Termina invece lo scambio sul campo numero 2. Galligel che va sotto, guardate, abbiamo avuto un errore in grafica, avanti la Thermosolar 4-2 e non la Galligel 3-2. Dunque il punteggio cambia ancora, 4-2, e altro cambio perché esce fuori Alessio Frongia, al suo posto Mario Lai. Galligel sta soffrendo sul campo 2. Uno dice questo è il punteggio. Un settimo che prova a portarsi a casa almeno questo set. Galligel ne ha già conquistato 5, chiudendo di fatto il discorso dei tre punti. Campo 1 avanti, in questo momento 2-0, dopo l'8-1 nella prima sfida a coppia. Per cambiare anche il corso della sfida sul campo numero 2, provato ad attingere la panchina Renato Farris, è tornato in campo Nicolas Meleu, si era visto durante la terna, è stato anche il debutto di stagionale di Mario Lai. Adesso due in coppia, ha preso di fatto il posto nella coppia iniziale, quella formata da Farris e Frongia. Tutto invariato invece sul campo numero 1, con Moi e Sias si stanno ben comportando.
tiro di Moi colpisce la boccia del suo avversario, seguentemente sposta anche il pallino. Sul 7-2, frattempo al campo numero 2, termosolare al settimo, quindi 3 punti in un colpo. Adesso con il set point, di fatto, il primo set del pomeriggio della formazione ospite. Nel campo numero 1 Serra colpisce la voce dell'avversario. Si avvicina Serra per prendere le misure. Dialogo tra Sias e Moi per decidere la giocata. In questo momento sarebbero 2 punti per settimo. Caligel prova a giocarsi bene l'ultima boccia. Per la precisione Sias. Questo è il punto, la Galligel va sul 3-0 nel campo numero 1. Solo avanti 7-2 invece. Sul campo numero 2. Campo numero 2, entrare anche il direttore di gara per misurare con esattezza distanza tra le bocce. Nicola Saceddu conquista nel frattempo il punto. Per settimo sul campo numero 1 arriva adesso il turno di Roberto Moi. Colpisce la boccia dell'avversario. In questo momento sono 2 punti per la Galligel, il secondo punto però è molto lontano. Saceddu prova a toglierli entrambi. Nel momento ci riesce.
Casillas per la Gallica. Cercherà ancora una volta la precisione. Appunto torna alla Galigel. Serra colpisce sia la sua boccia che quella del compagno, sia la boccia dell'avversario che quella del compagno. Ripetere il tiro il giocatore della Tremo Solare al settimo, l'anno scorso in forza la Galigel il sesto, mentre sul campo numero 2 ha accorciato la Galigel sul 3-7 dopo il doppio cambio effettuato da Renato Farris. L'ingresso di Nicolas Mereo, che in questo momento fa coppia con Mariola. Porta avanti di altri due punti la Galigel sesto sul campo numero 1. Adesso il punteggio vede la coppia formata da Moy e Sias avanti 5-0. Si erano giudicati il primo set per 8-1 questo secondo tempo di partita. Fatto un derby tra la Galigel e la Tremo Solare settimo. Saccedu riesce a portare più vicino la voce rispetto a quella dell'avversario. Mentre colpisce Nicolas Mereo il pallino. Due bocce a disposizione per la Tremo Solare al settimo. Molto vicino al pallino Sias. Fabio Serra la boccia
del suo avversario. Si tocca a Roberto Moi, che ha due bocce a disposizione. Ma con la prima. Colpisce la boccia dell'avversario, quella più vicina al pallino. Punto adesso è della Gallige. Settimo va con l'ultima boccia, con la sace duo. Cerca la precisione per portare a casa almeno un punto. Sarà però poi l'ultimo tiro di Roberto Moi. Il tiro di Moi che colpisce la boccia dell'avversario, poi carambola sulla sponda di fondo e alla fine la Gallige deve concedere, anzi no, si porta a casa un punto, 6-0. Inizialmente il punto sul tabellone era stato assegnato a settimo, immediata la correzione, il punto è per la Gallagher, guida 6-0 sul campo 1, è accorciato sul 4-7 sul campo 2. Sembrano aver funzionato le due sostituzioni di mister Renato Parris. Colpisce il pallino Enrico Nedda, prende i complimenti della panchina, dovrà giocare sul fondo adesso, lo scambio sul campo numero 2, al tiro Mario Lai. Cerca la precisione per riportare il punto a favore della Gallagher. Lontana però. Lui cerca e trova boccia dell'avversario. Adesso sarebbero due punti per la Gallagher nel campo numero 1, mentre Mereo colpisce boccia l'avversario e quindi la Gallagher torna momentaneamente avanti. Risposta affidata a Luca Saiu, mentre Nicola Sacedo sul campo numero 1, boccia che sfiora il pallino, poi resta in zona. Misurare per capire anche l'ordine dei punti. Primo punto della Gallagher, il secondo della Termosolar, il terzo era stato però un errore. Sì,
chiarire la situazione sul campo numero 1, si torna come prima, tiro di Serra nullo. Andrà nuovamente Serra prima, però lascia il tiro a Nicolas Medeu. E punto dopo punto accorcia ancora la Galligen sul campo numero 2. Dal 7-2 al 7-5. Un punto per volta. La coppia formata da Lai e Mereu sta funzionando. Questione invece di centimetri sul campo numero 1 con l'ultima boccia per Roberto Mui. Potrebbe, vuole già chiudere il suo pomeriggio. Allontana. Una boccia dell'avversario, conquista un altro punto. Adesso la situazione di 7-0 sul campo numero 1. Quello che è la seconda sfida individuale, prima sia se Moi se la sono già giudicata con un netto 8-1. Più combattute invece sul campo numero 2, dove la Galligen sta provando la rimonta per non concedere neanche un set al settimo. Qui il tiro di Aneda allontana la boccia della Galligen, prova a riavvicinarsi a formazione di Farris con la precisione di Mario Lai. Prova a rispondere a Nedda, colpisce la boccia di Lai, il punto nuovamente da termosolar settimo. Andrà Nicolas Medeu al tiro. Volo per colpire la boccia avversaria. Tutte bocce molto lontane, la più vicina, l'unica che vedete inquadrata, è quella della Galligen. Per il momento al punto, e costringe Lucas Ayu ad andare con l'ultima boccia a disposizione della formazione ospite, a costo molto preciso, quello di Lucas Ayu. Adesso tocca a Nicolas Medeu, qui si gioca di fatto il set a Galligen. Con una gran giocata si porta ancora sotto punto per punto dal 7-2 al 7-6, un punto per volta nel campo numero 2. La Galligen vicinissima alla rimonta, ci
decisamente più netto il punteggio sulla corsia numero 1. Ci sono in campo Moi e Sias, avanti 7-0, a caccia dell'ultimo punto per chiudere la giornata. Lo ricordiamo, il punteggio totale in questo momento in favore della Galligel. Finisce il set sulla corsia numero 1 dopo l'8-1. Del 5-0 arriva l'8-0, che permette alla Galligel sesto di portarsi a casa anche il sesto set della giornata. Restano da giocare soltanto gli ultimi scambi nel campo numero 2 e poi ci sarà l'ottavo set, che verrà sempre giocato sul campo numero 2. Allora ci spostiamo e ci concentriamo unicamente sulla sfida che vede Aneda e Sayu sfidare Laie Frunza. Colpisce qui Mereo la sua stessa boccia. Il punto adesso è della Galligel. Prova a riavvicinarsi e riconquistarselo. A termosolar settimo con Luca Saio. Di fatto si gioca per l'onore sul campo numero 2. Nicolas colpisce la voce all'avversario. Restano però ancora due bocce alla termosolar settimo, una con Sayu, ma in questo momento l'effettore l'accosto. L'ultima voce invece è affidata ad Aneda per provare a chiudere, a vincere almeno un set a favore della termosolar settimo. Avremo il punteggio totale in questo momento 6-0 a favore della Galligel. Finisce il set con l'8-6 in favore del settimo, e dunque accorcia sul 6-1. E adesso ultimo scambio, ultimo set sul campo numero 2, sempre tra Frongia e Lai contro Sayu e Aneda. Thank you.
punto è sempre per la Thermosolar Settimo, è già terza boccia su 4 per la Galliger con Mereu, prova ad allontanare, ci riesce, boccia all'avversario. Adesso dovrebbero essere due punti per la squadra di casa. Prova ad avvicinarsi Luca Saiu, ci riesce. Punta adesso del settimo Nicolas Mereu, che allontana ancora una volta la boccia dell'avversario. Potrebbe essere anche più di un punto, più di due i punti con le bocce fuori inquadratura. Lunga la conclusione di Anedda, due punti restano alla Galliger, prova a trovare più precisione con la seconda boccia Anedda, in corso per vedere chi sarà il punto. Il punto della Thermosolar Settimo. E va avanti 1-0. All'inizio di questo ultimo set. Colpisce con la specialità della casa la boccia della Thermosolar Settimo, boccia che poi resta più vicina rispetto a quella degli avversari. Passa io a provare a riprendersi il punto. Cambia tiratore, ma Mario Lai cerca la precisione per avvicinarsi, conquistare il punto, ma il punto resta a favore di Settimo. Nuovamente Lai,
colpisce il pallino Nedda. Che adesso ha la seconda boccia a sua disposizione. Viene considerato nullo il tentativo del giocatore della Termosolar Settimo. Lontano dal pallino questo secondo tentativo parte di Nedda. Si avvicina Nicolas Mereau per capire la situazione sua, l'ultima boccia per la Galigel Sesto. Opta per la precisione, cercare di portare a casa più punti possibili a favore della squadra di casa. Ma molto vicino, sposta anche l'altra boccia. Sorpasso Galligel sul 2-1 dopo il secondo scambio. Lunghissima la sfida sul campo numero 2, molto combattuta, soprattutto il set che ha visto poi trionfare la Termosolar Settimo nell'unico set di giornata, 8-6, punteggio finale, dopo che dal 7-2 la Galigel aveva punto per punto, un punto per volta provato a rimontare, poi alla fine Settimo ha trovato il punto decisivo per aggiudicarsi il set. Adesso però si continua a giocare punto per punto. Qui lontano Lai, più vicino Saio. Ricordiamo la situazione generale dei set. Vede la Galigel avanti 6-1. Il primo tempo si era chiuso 4-0. Sta giocando l'ultimo e ottavo set. Bella giocata di Nicolas Mereau, che allontana la boccia di Saio. Due punti per il momento per la Galigel. Saio cerca l'accosto per avvicinarsi. Seconda boccia giocata da Saio. Praticamente attaccato al pallino. E sbaglia Nicolas Mereau. Ha cercato di colpire proprio la boccia di Saio. Ci è riuscito. Primo tentativo, non al secondo. Adesso tocca a Mario Lai. Ultima boccia anche per lui. Lontano rispetto a quella di Saio, anche se poi alla fine si è avvicinata la boccia, praticamente le due sono attaccate. Due bocce per Nedda per provare a portare a casa più punti possibili. Vediamo quale sarà la scelta di Nedda, che vuole colpire quella, vuole colpire il pallino, ci riesce.
porta a casa punti preziosi per riportare avanti la Thermosolar Settimo. Adesso 4-2 il punteggio di questo ottavo set a favore della squadra ospite, che aveva pareggiato all'esordio 4-4. Sabato scorso Caligiuri invece ha riscattato la sconfitta di una settimana fa contro Flaminio, 6-2 incassato a Roma contro una delle squadre favorite ad aggiudicarsi questo girone. Alice, che però non vuole essere da meno, che non ha mai nascosto le sue ambizioni. Mario Lai, toccato ancora la boccia del suo avversario, si prende il punto. A prendere le misure per verificare in che punto. Punto ancora dalla Galice. Anello con l'accosto. Però dal pallino Nedda, che dovrà riprovarci. Ma il time out la Galligel, che ha a disposizione tre bocce con Mireu e Lai. Entra in campo Renato Parris per capire la soluzione migliore, provare ad effettuare un controsorpasso in questo ottavo set di giornata. Terminato il time out, va Lai di precisione. Adesso tocca a Nicolas Mireu. Che lui di precisione.
Guarda, adesso avanti 6-3. Prova ad avvicinarsi ancora Mario Lai, molto più vicino adesso al pallino. Colpisce la boccia avversaria Nedda. Il punto adesso e di settimo. Ricordiamo che si sta giocando l'ottavo set. Siamo al punteggio generale della partita. In questo momento in favore della Galigel, che però è sotto sul campo numero 2, dove aveva perso anche la sfida precedente di coppia con Nato Farris per il corso e cambi. Inizialmente la coppia designata era quella composta da Frungia Farris, Carlo Farris, poi ingresso prima di Nicolas Mereu al posto di Carlo Farris e poi quello di Mario Lai al posto di Alessio Frungia. Misurare la distanza delle bocce. Colpisce ancora, poi c'è l'avversario, ultimo tentativo. Nicolas Mereu. Corcia sul 6-4. La Galigel porta a casa un altro punto. Poi il primo tiro sempre affidato a Mario Lai.
scorcia sul 6-5, ancora la galleggia il punto per punto. Cerca la rimonta come era stato così anche nell'unico set aggiudicato dal settimo. Colpisce il pallino Nicolas Frongia. Pallino che termina sotto la nostra postazione. Dico, sei venuto la punta prima, ti ricordi la strada che hai fatto, che ti è recalata leggermente? Dai, non stiamo in prima. Ultima boccia di Anedda, il pallino che in questo momento vede tre bocce, tre punti per la galleggia, ma Anedda si piazza proprio lì davanti e il punto in questo momento è per la Termosolar settimo, con la galleggia che ha un'ultima boccia con Mariolai. Prova ad allontanare quella dell'avversario per prendersi i punti, ma alla fine concede un altro punto alla formazione ospite, che va sul 7-5. Combattutissimo anche questo set. Dopo l'8-6. Saiu vicino al pallino. Praticamente attaccato. Vediamo chi sarà affidata la risposta.
parte della Galicia del Sesto. Dramereu colpisce, boccia e anche pallino. Il punto è sempre per Settimo. Bocce sono molto più lontane. Vediamo se riuscirà ad avvicinarsi dopo il tiro di Rai. Punto attorno a Settimo, che è un solo punto, lo ricordiamo, da aggiudicarsi anche questo set. Dopo che la Galicia l'ha vinto i primi sei, Nereu colpisce la boccia avversaria. Restano due bocce per Anedda. Prova ad avvicinarsi. Tiro lungo, quello di Anedda, dovrebbe, punto che resta alla Galicia. Prova ad avvicinarsi ancora Anedda, prova lo stesso tiro, stavolta con un po' più di precisione e meno forza. Vediamo se va meglio a termosolar Settimo. Boccia che sfiora il pallino. Un punto adesso è per la Galicia. Altra boccia giocata da Mario Lai. Sette a sette, sarà l'ultimo scambio dell'ultimo set di questo derby. I due punti conquistati adesso dalla Galicia. Galicia e Settimo si giocano l'ultimo set per decidere se finirà 7-1 per la formazione padrona di casa allenata da Renato Farris, oppure se Settimo riuscirà a vincere anche il secondo set, perdere 6-2. I tre punti comunque non sono in discussione, già conquistati dalla Galicia con il 4-0 del primo tempo e poi due set vinti abilmente dalla coppia formata da Roberto Moi e Francesco Sias, 8-1-8-0. Più lunga, più combattuta la sfida invece qui sul campo 2. Si sbaglia però Anedda, normale, forse anche un po' di stanchezza.
ancora più vicina la boccia della Gallisel. In questo momento il punto è per i padroni di casa. Discutono Saio e Maneda. Chiamato il pallino. Lo manca però Aneda. Seconda boccia nulla per settimo. Prova a colpire il pallino. Anche Saio, ma sbaglia. Colpisce la boccia della Gallisel sesto. Finisce così anche l'ultimo set. 8-7 in favore della Gallisel, finisce anche il derby giocato tra la Gallisel sesto e la Thermosolar settimo. Ricordiamo il punteggio finale, 7-1 in favore della Gallisel. Conquista i primi tre punti della stagione, resta secco settimo dopo il pareggio di settimana scorsa. Vi ringraziamo per essere rimasti in diretta con noi. Un ringraziamento da Roberto Carta e a presto, sempre su Directa Sport.